Ora andiamo a prendere i nostri wedding planner e andiamo a fare il tour delle location. Speriamo non pioverà. Che emozione! Sei stra emozionato? Stra. Ciao a tutti, rieccomi con una nuova morning routine da weekend speciale perché siamo andati a vedere le location per il matrimonio. Anzi, conto su di voi, mi raccomando, commentate a fine video dicendomi quale delle 5 location che abbiamo visto è quella che vi ispira di più. Poi non so se sarà tra queste, però intanto mi fa piacere avere la vostra opinione. E ovviamente per prima cosa ci siamo svegliati, dopodiché sono andata a lavare il viso con il Rose Quartz Facial Cleanser di Freshly Cosmetics. Questo è un detergente viso che uso sia la mattina che la sera per pulire il viso in profondità. È super delicato sulla pelle, è senza sapone, ha le saponine vegetali ayurvedica all'interno, quindi super super buono. Poi ho tolto l'apparecchio che uso di notte ormai, Invisalign, e sono andata a applicare nel contorno occhi i patch liquidi contorno occhi di Lab Care, perché avevo dormito un po' male quella notte, quindi avevo un po' di borse, e questi vanno tenuti in posa 5 minuti e poi risciacquati. Nel frattempo sono andata a fare colazione, sulla sedia c'era Kabukino, lui adora questa sedia, che poi è la sedia dove mi siedo io a pranzo, non so se per quello l'adora, penso di sì. E io per colazione ho preso il tè con le fette biscottate e la nocciolata, e però non abbiamo potuto fare una colazione super comoda perché eravamo già in ritardo come al solito, quindi sono riandata in bagno, mi sono risciacquata i patch, ho lavato i denti, dopo aver messo il tonico, questo è il tonico di Garnier Bio al timo purificante, ho applicato sul viso le Zelike Radiance Face Treatment di Freshly Cosmetics. Questo è un trattamento che vi consiglio se avete brufoli, punti neri, rossori, infiammazioni, cuperose, segni dell'acne. È un trattamento che giorno dopo giorno va proprio a sfiammare la pelle e devo dire cambia proprio l'incarnato, e ve lo consiglio in abbinamento al Blue Radiance Enzymatic Serum, questo da usare solo la sera prima di andare a dormire come ultimissimo prodotto skincare. Infatti questa è una ripresa della sera prima ed è un siero che vi consiglio se volete andare proprio a esfoliare la pelle, a rimuovere tutte le cellule morte, a rigenerarla. È un siero esfoliante che potete usare però ogni sera perché rimane delicatissimo sulla pelle. Poi sono andata a farmi una doccia veloce, al corpo e ai capelli no perché li avevo lavati la sera prima. Ho usato lo scrub solido al caffè verde di Bottega Verde, non avevo mai provato uno scrub solido quindi mi è piaciuto un sacco. E poi sulle cosce applico come sempre il Golden Radiance Body Oil, che è un olio per le smagliature ma non solo, è un olio con tantissime proprietà all'interno che tra l'altro lascia la pelle proprio golden, super dorata. E siccome ho usato in questo video molti prodotti di Freshly Cosmetics, vi ricordo che li trovate tutti linkati in info box, ma soprattutto che su Freshly Cosmetics ho sempre attivo un codice sconto AdrianaT che potete usare quando volete sul sito. Poi sono passata al make up. Fondotinta voglio provare un fondotinta che mi è arrivato proprio l'altro ieri, è il No Transfer Long Lasting di Diego Dalla Palma. Visto che comunque tutto il giorno staremo in giro con mascherina eccetera, mi sembra perfetto come test. Lo vedo bello denso, tonalità dovrebbe essere giusta. Sì, direi che è giusta. Io preferisco fondotinta un po' più leggeri, però se vi piace un fondotinta ad alta coprenza potrebbe fare al caso vostro. Poi bronzer, uso Hoola di Benefit, lo metto in quest'area, sotto lo zigomo, un po' sotto il mento. Ho fatto una base viso un po' più scura rispetto ai miei gusti, però andiamo incontro all'estate, quindi ci sta, dai, poi sono in ritardo, ormai è andata così. Per le sopracciglia, Brow Microfilling Pen di Benefit, è la Medium Brown, è questo pennino a tre punte che io uso veramente quasi sempre per fare le sopracciglia, perché in due secondi le infoltisce, le definisce e l'effetto è super naturale. Guardate, subito. Ok, mi devo sbrigare che veramente siamo in ritardo. Uso l'ombretto eyeliner di Bottega Verde, che è una matita viola, che sto usando un sacco perché in due secondi rende l'occhio più intenso. Basta appunto applicarla nella rima ciliare interna e subito dà tutto un altro mood al nostro sguardo. Sugli occhi metto con le dita un ombretto luminoso
leggermente ramato, dorato, secondo me col viola ci sta. Uso questo mascara di Wake Up Cosmetics, si chiama Shut Out, direi allungante e anche volumizzante. Vedete, questo è un make up da 2 minuti, mettiamo matita viola, ombretto oro e mascara, che però comunque fa il suo effetto, a me piace per tutti i giorni. Quando abbiamo poco tempo, per me è la soluzione migliore, se vogliamo comunque un make up un po' colorato. E completo con il blush, uso Petal Dream della nuova collezione di Mesauda, sono dei blush marmorizzati, veramente veramente belli. E lo vado ad applicare leggermente qua sulla guancia, è super luminoso, e un po' sul naso. Ok, direi di andare perché veramente stiamo facendo tardissimo, io sono super emozionata. Vado a vestirmi e andiamo. Decidi tu dove ci sposiamo, perché noi siamo super indecisi. Ok, ci siamo. Fabio è andato a prendere la macchina in garage. Intanto vi dico più o meno il mood delle location che andremo a vedere. Allora, a me piacerebbe che ci sia un elemento acqua, visto che io e Fabio ci siamo conosciuti al mare. A me piace tantissimo il mare, il lago, insomma, acqua. Per selezionare le location, non so se voi vi siete già sposati o comunque state preparando il matrimonio, io uso un sacco matrimonio.com. Ho scaricato proprio l'app e mi sta proprio aiutando tantissimo, perché io non sapevo dove iniziare, e infatti ho realizzato anche un video per il loro canale YouTube, proprio il canale YouTube di matrimonio.com, dove vi spiego proprio i primi 5 step per iniziare l'organizzazione. Quindi se anche voi siete in procinto di sposarvi o comunque se vi interessa vedere il mio video, lo trovate in info box e nel primo commento. Adesso Fabio dovrebbe essere arrivato, quindi metto il mio trench perché secondo me fuori fa freddino purtroppo, e partiamo. Allora, siamo in macchina. In questo momento non sta piovendo, è nuvolo, però già che non piove, ringraziamo. Ora andiamo a prendere i nostri wedding planner e andiamo a fare il tour delle location. Speriamo non pioverà. Emozioni. Sei straemozionato? Stra. È uscito il sole. Siamo stati graziati, che bello. Io sono rinata, ero triste stamattina col sole. Felice! C'è anche la piscina per gli ospiti. Beh, direi che sarebbero felici di soggiornare qui in piscina con la loro bella vista lago. Che dite? Sono belline. Praticamente stamattina c'era il diluvio universale, proprio quando siamo partiti da Milano a Iseo pioveva tantissimo e ci hanno annullato 2 location, 2 appuntamenti che avevamo a Montisola, che è un'isoletta fantastica, vi metto qua qualche immagine, che c'è sul lago di Iseo, dove io ho sempre sognato sposarmi, però ci hanno detto che non era possibile perché col battello se piove è un po' un disagio, e quindi non potremo andare a vedere questa location.
Però mi dispiace per Montisola perché ci tenevo tantissimo. Quindi non so se prendere questa cosa di Montisola come un segno del destino, che forse è meglio non sposarsi su un'isoletta perché ci sono più disagi, più imprevisti, o se comunque sentire il mio cuore e andare comunque a vederla appena ci sarà una bella giornata. Secondo voi cosa dovrei fare?